Grazie Cecilia! Ora ci pensiamo noi in Valle d'Aosta. Finalmente siamo tornati a farci vedere nelle piazze, cioè a farci vedere in giro. L'obiettivo che avevamo era unire l'Italia con un'unica manifestazione, divisa però in due, nord e sud, il mare e la montagna, due location stupende, molto suggestive e che diventano anche poi l'obiettivo del nostro settore, che è un mini basket for life. Prevede la simbiosi tra sport, e turismo e conoscenza del proprio territorio. Siamo rimboccati le maniche e con il piccolo numero di persone che hanno collaborato con noi siamo riusciti, spero, a organizzare un jamboree che resti nella memoria dei ragazzi. Durante la giornata ci incitiamo in base al ruolo che svolgiamo al Jamboree, se difensori del forte o truppe di Napoleone, e quindi si sono creati anche legami fra ragazzi di regioni diverse. Penso che questo sia un po' l'obiettivo di questa manifestazione. I ragazzi sembra che giochino insieme da una vita, il Jamboree ci fa giocare tutti insieme per quattro giorni meravigliosi. Jamboree è l'occasione per migliorare, non solo per me ma anche per gli altri. Quando si vince tutti insieme, quando si perde, tutti insieme. Questo Jamboree per me è stata una bellissima esperienza. Oltre a divertirmi con i miei compagni, adoro il basket, quindi giocarci per me è un sogno.